ragazzi, qua è un nuovissimo video. Questo video sta facendo morire da ridere, perché la intro sì, l'ho fatta dopo, però io ce l'ho dato tutta la partita, sto morendo da ridere per tutta la partita, ve lo assicuro. In questo video andremo a trollare un ragazzino, non so quanti anni avesse di preciso, non glielo abbiamo chiesto, e sarà in compagnia di un youtuber abbastanza molto famoso, e l'ho già incontrato di persona veramente, al mio Switch. Andatelo tutti a seguire, vi lascio il suo canale in descrizione, si chiama RTT, è stra simpatico, da fare live tutte le mattine, è troppo simpatico. Però in questo video purtroppo non avremo il mio schermo e neanche il mio webcam, perché avrete la sua visuale. No, tanto non cambia niente, ci sono comunque io cambiato il nome, mi chiamo io, sono io, non chiedevi perché, mi andava bene quel nome. Comunque vi vedrete, sono nella partita, sono sicuramente io. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, tanto video con tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e andate a seguire anche lui su YouTube. Seguitemi su Instagram, link in descrizione, seguitemi sulla piattaforma viola dove streamo tutte le mattine, anche lì link in descrizione. Io vi lascio con il video, buone risate. Ciao, buongiorno, buongiorno, ti regalo un caffè. Ciao Lorenzo. Ma aspetta, aspetta, ma tu dovresti essere sì, quello che mi ha trollato la scorsa volta. Io non mi permetterei mai. Che aveva trollato uno Spider-Man. Che avevo? Trollarono. Avevi trollato. Io non mi permetterei mai a trollare qualcuno. Sinceramente no, parlando. Ho trollato a uno che si... perché l'avevo visto un po' di giorni fa, ma non mi ricordavo, uno Spider-Man si chiamava tipo Not Rambo. Ah, mi ricordo. Mi sa poco che ti sei sbagliato, perché non so, io non trollo mai nessuno. Hello, dai. Oh, hello, di Eros. Hello. Hello. Ah, ma sono io, sono italiano. Io. Ah, infatti, vedo, io sono io. Io non lo so. Sai che se io sono io, tu sei tu? Sei. Scusami, ma tu sei quella del prete? Io? Sì, io sì. Ciao, mi sei mancato! No, ma scusami, lo sai che Goku, Dio ha fatto l'onda energetica? Vabbè, lasciamo perdere, va. Ma come lasciamo perdere? Ma veramente l'ha fatta? Perché non mi credi? Scusami, scusami, ma ti sei informato? Hai letto la fine della Bibbia? Ma non le voglio dire, ma non ti sta scritto questa cosa. Comunque, no, secondo me l'altra volta, quando ti chiedevo di fare il Padre Nostro, tu non lo sai il Padre Nostro. No, lo so, ma... No, tu non lo sai, secondo me, perché non lo vuoi dire, sì, e dillo, sì. E dillo. Beh, la preghiera fa sempre bene. Fa sempre bene. Che lo faccia... No. Scusami, però... io sono io, puoi dirla te per favore un Padre Nostro? Padre Nostro, che sei... Senti! Che sia santificato il tuo nome. Tuo nome? Venga il nostro regno, sia fatta la tua... La tua volontà. Ma adesso, ascoltatemi, non vedi? Posso perché... Non posso, perché non c'è puoi? C'è mia nonna vicina. C'è tua nonna. Vedi, nonna, c'è uno che mi vuole far fare la preghiera. Ma fa bene. No. Ma i suoi tuoi nonni sono ecco, sempre per dire. Mo sto andando di sopra. Mo sto andando di sopra. Ah, stanno di sopra. Ma vai. Così però me la che dici, mo che vai sopra, eh? No, torno di sopra. E ti. Ma scusa, non la salpa. Allora di Ave Maria, Ave Maria. Vabbè, l'Ave Maria la so. Carlo, lo vedi che non lo sa il Padre Nostro? No, lo so anche fare, non so io. Vai, allora di Ave Maria, dai. Vai, Ave Maria, vieni. Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, per noi peccatori, adesso è ora della nostra morte. Amen. Amen! Amen! Maria, grazie! Grazie, Maria, grazie! Basta, Okay. Ma ringraziala però, Maria, che ha fatto la preghiera, devi dire grazie, Maria. Grazie. Ah, mamma mia. Però venite qua, che c'ho quello là. Arrivo. Questo, la cacarella, spruzzo. Anche io ne ho due. Io sono io, devi sapere che io sono un prete. Sì, davvero?
Sì, sono un prete, sì. Io vado in chiesa tutti i giorni. Bravissimo. Che Dio sia con te. Io sono io, lo sai che... vabbè, penso che tu lo sai, se vai in chiesa lo sai. Dio ha fatto l'onda energetica. Lo sai? Dio ha fatto... L'onda energetica, tu lo sai questa sì, cosa? Sì, sì. Ah, sì, vedi, sì. Vedi, allora è l'unico che non lo sa è Lollo. Ma non è vero. Ma come non è vero? L'ha detto ieri il prete. Scusa, nella messa, è vero? Perché sì, ieri era la messa della Befana. Ah, vedi, ah. Ah, beh. Sono sicuro. Alla messa Befana io sono andato. Però non c'era sta cosa. Eh no, perché non tutti i preti. Nella chiesa di Santa Clusus la fanno? Ma allora, da te la faranno, da te lo diranno, da me no, ecco, che te dico io. Ma allora la tua chiesa ha detto che è sempre fasulla, non mi credi a me? Allora, va bene, sarà fasulla. Scusami, ma come fanno a non dire che Dio ha fatto l'onda energetica? Vedi? A tutti la dicono. Allora, certo, lui... Come ha fatto a fare l'onda energetica? Via, su. Perché, no, allora, stavano praticamente i tre re magi, no? Hai presente? Ok. Poi stava Dio che stava camminando con loro e incontra come si chiama? Giuda. E Giuda lo stava prendendo in giro, stava dicendo: cosa vuoi tu? Non si fanno queste cose, io ti faccio male, cose così. E Dio... c'è gente qua? Morto. È morto? Ok. Posso continuare? Sì. Ok. E Dio... Giuda ha detto: non ti permettere di dire queste cose, si stavano un po' litigando. E allora Gesù ha fatto: onda energetica della pace! Così. E infatti Giuda poi è diventato, si è calmato e poi allora, si è diventato amici. Allora, ascoltami, però io anche a scuola. Sì. Io ce l'hanno fatto vedere il filmato come si dice... di quella perché di quella scena di quella scena ma non diceva questa cosa ma perché sicuramente sarà quale scusa ma cos'era un video era no era un film se puoi dire allora era una parodia vero. Ma infatti era una parodia scusami ma come una parodia scusami ma te l'ho detto come sono andate le cose ma il prof di religione non credo che ma il prof di religione non capisce una sega scusami Ma una cosa se te lo dice un prete che sono io, una cosa se te lo dice il professore di religione, cioè... Ma tu non credo che sia un prete, perché se giochi a Fortnite... E cosa c'entra? Cosa i preti non possono giocare? Te lo sto dicendo io, ma poi ti ricordi quella cosa lì del... che Gesù ha fatto, Dio ha fatto anche il Kaioken? Allora, qui io il Kaioken non so che è, quindi basta. Allora, come fai a sapere cos'è? È famosissimo. Scusami, porca miseria, è famosissimo. Guarda che io ascolto, non vado per... Cioè, io non so che basta, stop. Non so allora, stammi a sentire. Il Kaioken, praticamente, è Dio inizialmente aveva i capelli corti, ok? Ha fatto il Kaioken e si sono diventati lunghi, gli è cresciuta la barba ed è diventato un Dio 2.0. E questo significa... Ma ce ne sono uno. È sempre lui. Però è diventato un 2.0. Sei potenziato. Allora, lui quando aveva 33 anni, cioè, sì. Aveva la barba. Aveva la barba. Sì, è perché già era nella seconda trasformazione quella lì. Ma vabbè, non è che gli aveva fatto la trasformazione. Gli sarà solamente cresciuta. No, perché ha fatto il Kaioken. E questo, ecco perché l'è cresciuta, capito? È per questo. Cioè lui ce l'aveva corta. Ha fatto il Kaioken. In 10 secondi l'è cresciuta. Sia i capelli che tutto. Ma è da te. Chi te l'ha detto che l'ha fatto però? È perché sta scritto nella Bibbia. Ma allora un'altra sempre questa. Nella Bibbia via, non c'è scritto. Ma tu l'hai letta la Bibbia? Io la so nemmeno. Ma allora ho letta in una parte ma io ho letto una parte e basta. Non allora non è, vedi come fai allora a capire tanto. E lo so che è lunga. Ma io lo so veramente ma... in Dio però... tutto senza problemi. Bravissimo, bravissimo sì, io sono io. So un milione di pagine. Ma appunto, io sono un prete e l'ho lette tutte. Ma tu quanti anni c'hai però per essere un prete? Io ne ho 35, sono un prete molto giovane. Beh, non c'è niente essere un prete giovane. Ma insomma, infatti no, io sono santificato sempre al Signore. Infatti ieri ho fatto la messa, faccio ai ragazzi di catechismo, vado lì e gli insegno un po' la religione e tutte queste cose. Ma il catechismo è ancora chiuso, no?
Sì. Allora perché se di che ieri fate il carinismo? Per chi deve fare la comunione? Scusa, i ragazzi devono fare la comunione a maggio, no? E come fanno a fare la comunione, scusami? Ma in teoria per le feste non si fa il carinismo, no? No, io l'ho fatto la messa. Ma no, ieri... Ah, ma... La messa, il catechismo lo faccio dal 10. Scusa, io sono io, è vero che non si fa il catechismo? Ora come ora? Ah, beh. Ma infatti non si fa il catechismo adesso. Venite qua, ragazzi, seguitemi, seguitemi. Si fa il 10. Seguitemi. Si fa il 10, infatti dal 10 si fa, inizia a fare il catechismo. Lo so. No, a me ieri c'è stata la festa del rettore per l'epifania. Ah, dell'epifania. Ah, lo so. Vabbè, tu in che chiesa vai? Dalla mia città. Nella tua città, no, io nella Santa Clusus invece non c'è questa cosa. Lorenzo, fatti. No, in realtà mi chiamo così, questo è l'account di mio fratello. Ah, il tuo fratello. Comunque, Lorenzo, però informati un po' sulla religione perché è importante, per cortesia. Non puoi non sapere che Goku ha fatto quelle due cose. Non puoi sapere che Dio ha fatto quelle cose. Cioè, non lo puoi non... Cioè, è importantissima come cosa. È un po' come se dici che da grande non sai che lavoro fare. Come fai a non sapere che lavoro fare? Il prete? Beh, distrutto. Da grande sinceramente voglio fare l'ingegnere. L'ingegnere, ecco. È come se tu non sai cosa devi fare da grande. Aiutatemi per favore. Arrivo. Non ho capito che? Okay? Un po' come se da grande tu non sai cosa devi fare. Non puoi non sapere. Come non puoi non sapere che Dio ha fatto l'onda energetica della pace. Lo sanno tutti che l'ha fatto. Tutti lo sanno, esatto. Era uno. Aspetta un attimo. Morto. Bravo. Insomma, il compagno se n'è andato. Grazie a Dio! Dio onnipotente, ti ringrazio per questa uccisione. Ringrazio, io sono io, ringrazia. No, ringrazia a Dio. Ricomincia. Ringrazia anche tu, Lorenzo. Io sono io, cioè c'è la bombola. Io sono io, ringrazia a Dio. Io sono io. Devi dire grazie a Dio. Ma non ci ho fatto vincere, se no non avremmo mai vinto. Beh, Lorenzo, dillo pure tu, grazie a Dio. Ma allora, vabbè, dai. Dillo, grazie. Dillo. Oh, bravo, grazie. bravo. Ho detto solamente basta. Ok, bravo. Io non voglio dire perché dopo ho paura che l'insulto, ecco. C'hai paura? Che l'insulto. Che l'insulto? Ma come fai a insultare se tu dici grazie a Dio? Vabbè, rimagento quello fa la ragnatele, credo. Lo stai ringraziando, mica lo stai insultando, cioè, figa. Vabbè, scusa, vabbè. Metto una giampa. No, non c'è bisogno della giampa. No, non metto la giampa. Tanto è vicino. Eccoli, Oh, morto. Uno ha preso il rift. E lì sopra l'altro? No, quello è botte. Ok. Ma c'è una corona? Un volo. Prendetevi questi cosi qua, ragazzi, per favore. Cosa? Quale? Questi cosi qua prendeteveli. Non ho due. Ok, li porto io. Io c'ho le splash. Tieni quest'altro. Guarda, gente. Ok. Distrutto. Lo push. Ah, due basta, possono buttare. Per favore. Mi ha pusciarlo. Dio benedetto! Grazie della tua esistenza! Apriamo il bunker, venite. Io sto pusciando questo. Morto. Dio, sei grande per noi. Ti ringraziamo che sei qui. È Drazzero che sta facendo questi kill. Infatti, aspetta un attimo che vado a prendere il coso, Allora, andiamo a prendere il bunker. Vieni. Ok, ringraziamo il Signore per averci aperto questo bunker. Grazie, Signore. Ma non, è stato per cosa nostra, perché... Lo so, però è anche grazie a lui che è ancora chiuso. Ma grazie a lui che siamo arrivati fino a qua. Porca miseria, certo. Grazie a Dio, grazie. In nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, Amen. In latino, sai come si dice in latino? In nome del Padre, Figlio, Spirito Santo?
Allora, io il latino non ho studiato ancora. Ah, non hai studiato. Vabbè, si dice Pater Nostrus, Spiritus Untus. Oh, gente là. Oh, gente, gente. Anch'io non ho studiato il latino, però lo so. Lo sai, è certo. E i ragazzi della chiesa tutti lo sanno. Io un po' ho ascoltato Grande Fratello. Grande Fratello. Lo senti? Come Grande Fratello? Merda, aiuto. No, non si dicono i parlacci, per favore. Per no, cortesia. Non l'ho finita, non l'ho finita. Non l'hai finita, per cortesia, che il signore ci sente. Io me lo faccio. Usciamo, pusciamo, pusciamo. Vabbè, va. Dai, non c'è. Io c'ho i guantoni di Spiderman. Dietro. Sparano! Attenti, attenti, no, sono io. Devo aiutare soltanto una persona, ci può aiutare. Aiaia, mi sono entrati. No, no, signore, perché ci hai fatto questo? No, non meritavamo di morire così, però, signore. Vai, Lorenzo, vai, Lorenzo. No, non gridare, che il signore ti sente. Padre nostro, Spirito Santus, Amenus. Amenus, ti prego, aiutaci tu. Ah, nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così terra, al cielo, sopra quello di anima, mettere nel cielo, non limitato, si libera dal cielo, terra, sopra l'anima, cielo, amen. Padre nostro, aiutaci tu. Per favorus. Vai, spara, spara. No, si è curato quello. Anche te. Prendi quanti Spider-Man. Scappa, scappa. Oppure no, dopo la schedina. No, non c'è bisogno della schedina, non ci facciamo niente. Puoi farci resuscitare. Ah, è vero, sì, c'è ragione, c'è ragione. Scappa, scappa. No, scappa. No, scappo, scappo. Bravo, no, bravo, scappa. Me l'ha annullato. Non ci credo, signore, perché ci hai fatto questo? 4 secondi. Scappa. Vai, vai, vai. Vola. Cavolo. Vola. Cavolo. Un'aquila nel cielo. No, God! No, God, please, no! 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 Non ci può più far resuscitare. No, purtroppo no. Padre figlio. Ringrazia, Lorenzo, no, ringrazialo! No. Ringrazialo! Ha detto di no? Come ha detto di no? No, no, non ho detto di no! Ah, e ringrazialo, forza! Così vinci! Bravo, vedi, 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 bravo! Ti grazie il signore, dillo, dillo! È la sua aspetta, sto tagliando il modo adesso! Non posso! Sì che puoi! Dillo, dillo! No, okay, Lorenzo, no! Dovevi dirlo! Ma tanto ero morto quello stesso perché non sapevo. Dovevo ricaricare la mitragliera. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo una preghiera tutti insieme. Vai, vai, vai. Ok, vai. E facciamo Ave Maria. Ok, 3, 2, 1, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto fra le donne, e benedetto il frutto del... Dilla però, Lorenzo! Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, l'ora della nostra morte, amen. Bravo Lorenzo, un applauso a Lorenzo! Che il Signore ti benedica, Lorenzo, ti vogliamo bene! Ciao! Ciao! Ciao Lorenzo, ciao!